secoli. La cultura artistica è stata un monopolio di pochi privilegiati e l'educazione musicale è stata riservata ad una minoranza. Mani in alto, fermala, fermo, fermo! Vieni qua, veloce. Vieni, forza. Di oggi si sono investite due macchine e ci sono stati un morto e 5 feriti. Grazie. Un morto e 5? Ho detto bene, un morto e 5 feriti. Ho detto così, si sono investite due macchine. Investite o scontrate? Ah, è vero, scontrate, scusate. Io vivo in un barrio. Sì, è un barrio, la zona dove vivo. In un barrio? A te ti si vede troppo, dai! Dai, per favore, in una casa con mia madre, mio fratello e me. Ciao! Lui vive in... E invece io vivo nel quartiere California. La mia casa è molto grande. Noi abbiamo fatto prima un'audizione e così siamo entrati nel coro. Dopo abbiamo fatto un'altra prova e siamo passati al corso di iniziazione musicale. Lì ti insegnano tutte le note e da lì siamo passati nell'orchestra, dove impari a conoscere tutti gli strumenti musicali. Tu poi ne scegli uno e inizi subito a fare lezione con il professore del tuo strumento. Maestro, io suono già questo! Allora, mi raccomando. Eccomi. Il tuo strumento, Fabio, Ehi, di non farlo cadere, che non ho più imboccature, ok? E tu, Fabio, non suoni oggi? Ho già suonato. Sì. Sarria è una delle scuole del sistema di orchestre infantili frequentata da alunni molto poveri. La situazione dei bambini di questo quartiere è molto difficile. Qui ci arrivano dei bambini che hanno subito dei maltrattamenti sia da un punto di vista fisico che psicologico. Il mio ruolo non è semplice perché devo fare in modo che frequentino le lezioni con continuità. Se uno di loro non viene, io devo capire che tipo di difficoltà ha avuto. Tesoro! Mamma, dov'è il mio quaderno pentagrammato? Nello zainetto di Barbie. Ah, sì, sì. Ecco, sì, eccolo qua. Vieni su, che è pronto da mangiare. La sera del mio corazon. El mani se rantona su pregón. Y si la niña escucha su cantar. Ciao. 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 È la tua scrittura questa? No, è della maestra di musica. È molto bella, infatti. Ti ha dato parecchi esercizi. Queste sono canzoni o scale? Scale. Ah, è vero. Ti ha dato Do maggiore, Sol maggiore, Re maggiore e Fa maggiore. Voglio che vada avanti, che continui con la musica. Prima era apatica con lo studio, con la scuola. Non voleva andarci. Ora, con la musica, è cambiato tutto.
È così emozionante. Non ha paragoni. Quando la vedo suonare, mi chiedo se è vero. La vedo e non ci credo. Io ho cominciato con la tuba. Poi ho provato con l'oboe. E da lì poi sono passata al fagotto e poi mi sono fermata lì. Mi è piaciuto subito il violino. Più di qualsiasi altro strumento. E è quello che ho scelto. Il mio sogno è fare la maestra.